Ciao ragazze e bentornati o benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video per voi ed è un video collaborazione con il gruppo Facebook Le Passion YouTubers, di cui amministratrici Mary e Sara, che ringrazio e che mando un bacione enorme e ovviamente saluto tutte le ragazze che parteciperanno con me oggi a questa collaborazione. Oggi appunto ragazze vi andremo a parlare dei prodotti top low cost, quindi vi andremo a menzionare quei prodotti che secondo noi sia come qualità e prezzo sono ottimi e quindi che sicuramente vi consigliamo. Ragazze, io partirei, You rain, don't in the rain, you rain, don't in the rain. Vedi quando è diventato pure tu. La mamma ha iniziato. Ah certo, ci manda sempre la setta. Cioè io dico una intro positivo, mai nemmeno quando si deve essere serie a fare una collaborazione. Vai, mi sembra che sembra una pazza. Senti, iniziamo. Allora, ragazze, stavo dicendo. Ovviamente vi dico prima che se ve li sto menzionando in questo video vuol dire che tutti mi piacciono, ve li consiglio, sono secondo me degli ottimi prodotti perché li ho provati, li ho testati, mi sono comunque trovata bene, li ho ricomprati alcuni di questi prodotti e quindi non c'è bisogno di dire con questo mi trovo bene, con quello mi trovo bene. A priori mi sono trovata bene con tutti e 9, 10, adesso non so quanti sono perché nemmeno li ho contati. Quindi vi vado semplicemente a dare il mio parere per ogni singolo prodotto. Allora, iniziamo subito con questo duo delle new della linea appunto Lift and Firm di Avon. Parliamo di un sistema duo contorno occhi. Da una parte, intanto è ad effetto lifting, da una parte abbiamo appunto il gel per quanto riguarda la palpebra, dall'altra troviamo invece la crema che si utilizza appunto nella zona delle occhiaie ed è questa qua. Appunto, il gel ha effetto liftante mentre la crema è nutriente ed intensiva. Io li utilizzo entrambi andandoli a picchiettare nella zona appunto indicata. E secondo me è un ottimo prodotto perché effettivamente utilizzandolo dopo un bel po', oltre che a vedere che va ad idratare la zona interessata, la zona delle occhiaie, mi risulta molto più idratata, vedo che l'occhio risulta più riposato, da quell'effetto appunto di lifting. Quindi secondo me lo si vede ed è un ottimo prodotto per questo. Lo si trova spesso in offerta nel catalogo di Avon, anche appunto a meno di 10 euro, spesso 9,95 l'ho preso io. L'ho consigliato appunto anche alle mie clienti, di cui tutte l'hanno ricomprato nuovamente perché si sono trovate bene come me e sicuramente ve lo consiglio anche a voi. È indicato soprattutto per pelli sensibili e quindi ottimo. Secondo prodotto, sempre di Avon, volevo menzionarvi nuovamente, anche se in qualche altro video ve l'avrò sicuramente detto, oltre che alla tipologia di rossetti matte, gli ultimi, gli Epic Matte, che sono veramente straordinari, quelli che hanno all'interno il primer, hanno delle colorazioni pazzesche e i rossetti sono validissimi e il prezzo non supera comunque i 5,99, 6,99, quindi veramente qualità-prezzo eccezionali. Ma volevo menzionarvi anche questi che ultimamente li sto utilizzando tutti i giorni. Sono i classici rossetti liquidi che quest'anno comunque sono usciti nel mercato di Avon, che hanno comunque questo scovolino che è veramente molto valido perché agevola l'applicazione del rossetto in maniera molto molto semplice. Non metto mai matita perché appunto non c'è bisogno di andare a contornare. La utilizzo senza, devo dire che anche se non è waterproof ed è transfer perché va a trasferire l'ossetto, è molto valido perché la durata è veramente molto buona, il colore è pieno e l'applicazione appunto è semplice. Avete visto che è passata Noemi, che sta maluccio. Quindi sicuramente ve lo consiglio e questo è un prodotto da 7 ml. Le colorazioni ovviamente sono varie e quindi ampia scelta. Altro prodottino di Avon, ma non perché faccia la presentatrice, ma perché appunto sono dei prodotti che ho testato, mi piacciono e ve li vado a mostrare. Vi mostro questa Terra Bronzing di Avon True nella shade Warm Glow. E parliamo, scusatemi, vi ho fatto traballare, di questa qua. Intanto il packaging è veramente molto molto bello, lo specchietto all'interno, il sole come packaging all'interno della cialda, oltre che al bellissimo colore perché va a riscaldare l'incarnato, non so adesso se si vede, in estate è ottimo perché con l'abbronzatura dà appunto quel punto luce in più sul viso ed è veramente
un buon prodotto. Io l'anno scorso l'ho utilizzato tutta l'estate e quest'anno lo riporterò nuovamente con me perché è ottimo. E il prezzo si aggira dai 6,99 ai 7,99, appunto in base agli sconti che si trovano nel catalogo Avon. Come altro prodottino di Avon, io vado a menzionarvi le creme mani. Attualmente ho iniziato queste, ho terminato quella al cocco. Sto utilizzando questa la glicerina che è appunto adatta sia per le mani, sia per le cuticole che per le unghie. Sono delle ottime creme ad un prezzo veramente basso, perché qui in Germania spesso si trovano in offerta ad 1,29 euro. Sono valide perché vanno a ammorbidire veramente le mani. Spesso ce le ho non solo secche, ma anche screpolate, con un po' le pellicine, con un po' di dita magari un po' spaccate dal freddo. Devo dire che sono un'ottima cura per quanto riguarda queste piccole problematiche. Quindi mi trovo veramente molto molto bene come crema quotidiana. Poi cosa vi vado a menzionare? Vi vado a menzionare secondo me un prodotto che è un must have, perché ha diversi tipi di utilizzo. Io l'olio di cocco lo utilizzo sia per i capelli sia per la secchezza del corpo, lo utilizzo appunto per tante tante cose e sicuramente è un prodotto validissimo. Questo qua è quello appunto, come si suol dire, non è liquido, è denso, però appunto io lo lascio riscaldare nelle mani e lo applico cioè sui capelli una volta alla settimana, faccio gli impacchi e poi vado ad effettuare lo shampoo normale. Però appunto in estate lo vado ad applicare anche su tutto il corpo, visto che ho la pelle secca e mi trovo strabenissimo, è un ottimo prodotto. Poi acqua micellare della Garnier Skin Active, questa qua ragazza appunto è quella gialla, la waterproof. Non so se magari, non mi ricordo se ve l'ho già menzionata in qualche altro video. Questo è il boccione da 400 ml e lo trovo spesso in offerta a 2,99 euro al Rossmann. Questa è ottima perché io la applico in cioè bagno un pad e lo tengo per pochi secondi nell'occhio. Anche appunto i trucchi waterproof va a struccarli in maniera molto facilitata, non ha problemi, non brucia gli occhi, non lascia la pelle oleosa, non ha bisogno di risciacquo, anche se io comunque vado a risciacquare il prodotto. Quindi secondo me è veramente un prodotto validissimo e per il prezzo che ha dura un bel po' perché non ce ne vuole non so quanto e quindi è sicuramente un prodotto che compro e ricompro spesso. Poi vi vado a menzionare la palette di Make Up Revolution, la Iconic 2, che è appunto la dupe, il clone della Naked 2. Secondo me questa è molto molto valida perché non solo è stata fatta comunque in maniera molto buona, non ha nulla da invidiare alla Naked, visto che i colori sono similissimi. Ma i colori sono alquanto pigmentati, anche se ovviamente non sappiamo all'interno l'inci cosa abbia di positivo, perché c'è paraffina liquida, sicuramente appunto ci sono petrolati, il dimeticone, quindi l'inci fa sicuramente schifo, però devo dire che i prodotti sono alquanto validi. E anche appunto il packaging, si vede che è un packaging economico, perché non vi è presente uno specchietto, è in plastica, quindi si fa fatica a mantenerlo comunque integro. E all'interno c'è la spugnetta, cioè c'è il pennello a spugnetta duo. Questo è il prezzo, si aggira intorno ai 4,99 euro. Gli ultimi due prodotti, volevo parlarvi di Tesori d'Oriente, profumo aromatico Orchidea della Cina, però ovviamente ce ne sono in mercato tantissime varianti, tantissime profumazioni. Questi sono veramente degli ottimi profumi perché il profumo si sente parecchio, dura un'intera giornata e hanno un prezzo veramente economico. Parliamo di 3,50 euro a 4 euro, oltre che tutta la gamma di bagnoschiuma, eccetera, eccetera. Pazzesca, veramente. Questo è stato un regalo della mia amica Rosanna, che mando un bacione. E ultimo prodottino, volevo porre alla vostra attenzione questo marchio della Iodeima, non so appunto se lo conoscete, ed è un equivalente appunto di una delle grandi firme. Questo è il Red, nonché l'equivalente appunto dell'Hypnotic Poison di Dior. Devo dire che si avvicina tantissimo alla profumazione originale, è un profumino da 15 ml, il prezzo varia dai 5,90 euro ai 6,99 euro. Lo potete trovare non solo negli store Iodeima, ma anche appunto su Amazon.
Amazon. Su Amazon ho visto che vi è presente tutta la linea appunto della Yodema, sia grande che in piccoli formati. Questa ha una caratteristica speziata e anche orientale. Il profumo è appunto un profumo di vaniglia, muschio bianco, gelsomino, è molto molto buono. Io appunto compro e ricompro questi piccoli per avere la possibilità di provarne sempre diverse e soprattutto perché lo metto in borsa o lo porto appunto in viaggio. Quelli grandi invece hanno un prezzo che varia dai 20 ai 25 euro e sono 100 ml. Quindi sicuramente se avrete modo ve li consiglio perché sono degli ottimi equivalenti. Allora ragazze, questi appunto sono stati tutti i prodotti che vi ho menzionato, tutti i prodotti che vi ho scelto per il video di oggi. Spero appunto che vi sia piaciuto. Mi raccomando, sostenetemi con un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina che si trova giù vicino al tasto iscriviti e se c'è qualche prodotto che volete consigliarmi o che anche voi stessi avete provato come me, vi aspetto giù nei commentini. Un bacio a tutti e alla prossima. Ciao!